Amici sportivi, ben ritrovati, un saluto da parte di Donato Miccoli, la parte tecnica curata da Francesco Rizzo, Martina contro Bitonto, stanno facendo il loro ingresso in campo le due squadre per dar via al posticipo della 31esima giornata, la 14esima di ritorno del girone H di Serie D, sotto il diluvio qui del Tursi, piove ormai copiosamente da questa mattina, però il terreno di gioco pare stia reggendo in gran parte, pubblico presente anche qui al Tursi nonostante la pioggia, per incitare il partito del Martina che quest'oggi potrebbe raggiungere definitivamente l'obiettivo salvezza alla luce dei risultati delle partite pomeridiane. Con una vittoria il Martina sarebbe matematicamente salvo per raggiungere l'obiettivo, obiettivo raggiunto invece dal Bitonto ancora prima di scendere in campo proprio in virtù dei risultati di questo pomeriggio. Noi passiamo subito alla lettura delle formazioni, partendo da quella del Martina che si schiera con il 4-3-3, Figliola in porta, i due difensori centrali saranno Aprile e Sush, i terzini Perrini e Mancini, centrocampo con Langone, Mangialardi e in mediana c'è Tejo, tridente d'attacco che vede Jevolella, Pinto e Ancora. Per quanto riguarda invece il Bitonto, 3-5-2, Civita in porta, i tre difensori centrali saranno Rapio, Gianfreda e Silletti. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo sono Cassano e Carullo, invece i tre centrali sono Cardore, Lucchese in mediana e Muscatiello, coppia d'attacco con Corrado e Maffei. Mister Massimo Pizzulli porta con sé in panchina il secondo portiere Lotito, Cappellari, Cerutti, Diaz, Petitti, Forcillo, Tuccitto, Vaticinio e Meneses. Per quanto riguarda invece mister Michele Losedo, Petrarca, Gomez, Tangorre, Mariani, Chiaradia, Palazzo, Figliolia, Spinelli e Cirrottola. Calcio d'angolo, battuto corto, Jevolella Ancora potrebbe provare la conclusione, la parata da parte del portiere attento Civita, classe 2004. Di scivolata chiedevano un contatto con una mano, Mangialardi però in maniera furba riesce a sciupare il pallone, Ancora, Ancora la sua conclusione di sinistro, poco sopra la traversa. Calcio di punizione di Gianfreda, pallone che attraversa tutta l'area, poi c'è Jevolella, arriva il tiro direttamente verso la porta dove c'è Figliola, attento, un altro ex di questa partita, Figliola, canta la curva martinese mentre Langone recupera il pallone, Langone, limite dell'area, la sua botta alta, preferisce la soluzione corta per Langone, sarà lui il tramite verso Jevolella che riceve adesso però davanti a sé Carullo, si porta il pallone sul sinistro, tira la ribattuta, pallone ancora vivo, contatto, calcio di rigore per il Martina al minuto 39, il fallo su Mangialardi, giocatore del Bitonto ad uscire fuori dall'area di rigore, ecco il fischio, parte Ancora, Cristiano Ancora, la sua quinta rete in campionato, la sua seconda qui al Tursi, porta il Martina in vantaggio al 41esimo minuto, l'aveva toccato Civita ma il pallone poi mi è passato sotto le braccia, Ancora, poi Langone, prova a ripartire adesso il Bitonto con Silletti, la sua botta da fuori aria, Figliola blocca la sfera, parte il numero 10 Maffei, palla alta alla ricerca di compagni all'interno dell'area con questo cross, Vaticinio di testa, il suo assist per Sush, la parata del portiere, il calcio d'angolo, bella questa azione Martinez, l'estremo difensore sia stato direttamente sulla sfera, perfetto, abbiamo ascoltato anche un giudizio super partes grazie a Cristian Cesario, collega, intanto prova il Bitonto adesso, prova il Bitonto a trovare la rete con Romano, la rete dell'1-1 al 42esimo. Mancini, ma arriva il duplice fischio, 49, terminati 4 minuti di recupero, partita terminata 1-1, non è salvezza certa per il Martina ma davvero manca poco, un mattoncino, sarà qua da 40, Bitonto a quota 42. Noi grazie per averci seguito, un saluto da parte di Donato Miccoli e un ringraziamento a Francesco Rizzo che ha coordinato lavoro delle immagini qui al Tursi. A risentirci alla prossima.